Si è tenuto a Roma presso la Camera dei Deputati l'evento sul tema prevenzione attività motoria e risparmio economico per lo Stato, triade inscindibile per il futuro. L'iniziativa promossa dal Consorzio Universitario Humanitas di Roma, di cui il presidente del Comitato Etico Sua Eminenza Cardinale Marcello Semeraro, prefetto al Dicastero dei Santi. Il vicepresidente del Comitato Etico, Sua Eccellenza Fabio Fabene, segretario al Dicastero dei Santi, il direttore generale, dottor Antonio Attianese, il componente del Consiglio Scientifico, professor Mario Morcellini, il direttore per le relazioni istituzionali ed internazionali, il dottor Vincenzo Ailoi Santoni. I direttori del Dipartimento Scienze Motorie dello Sport, la professoressa Antonella Minieri ed l'onorevole Francesco Zicchieri. L'evento è stato patrocinato dal CONI, dall'Associazione Scientifica Mid Academy, dall'Ordine degli Avvocati di Roma, dall'Ospedale Cristo Re di Roma e dal Gruppo GIOMI. Sua Eccellenza, l'attività motoria può contribuire a prevenire comportamenti a rischio tra i giovani. Qual è il ruolo in questo della Chiesa? Il ruolo della Chiesa è stato sempre fondamentale lungo i secoli. Se noi pensiamo ai grandi santi educatori, ma anche ai grandi parroci o laici educatori, hanno contribuito veramente a promuovere e a formare i giovani. Il ruolo della formazione rappresenta un pilastro fondamentale a tutti i livelli, non ultimo quello sanitario. Cosa può dirci al riguardo? Allora, possiamo dire che rispetto a questa idea di fondo, che c'è una relazione consolidata, verificata tra movimento, attività sportiva e salute, e anche poi come conseguenza positiva risparmio per lo Stato in termini di cura, rispetto a questa asserzione che oramai è verificata e vera, poi il problema di fondo rimane come realizzarla concretamente. Per realizzarla concretamente c'è bisogno di professionisti qualificati e competenti che devono avere competenze non solo sul piano strettamente motorio e sportivo, diciamo in senso lato, ma anche competenze di tipo sanitario. Quindi allora questa triade di competenze sul piano sportivo, sul piano formativo e sul piano sanitario ci può dare quei professionisti capaci di mettere in pratica questo circuito virtuoso, questa triade tra movimento, salute e poi per lo Stato, risparmio per lo Stato. Abbiamo sentito parlare dell'importanza dell'attività motoria poco fa durante il corso della conferenza stampa e come sia importante prevederla nel piano di prevenzione in tutte le strutture nazionali sanitarie. Un commento all'iniziativa di oggi, perché ritiene sia importante? Perché allora, il nostro dipartimento, il Dipartimento di Scienze Motorie del Consorzio Humanitas, ha deciso di creare un gruppo di ricerca scientifica proprio per, e quindi un documento programmatico da portare avanti, per far comprendere come lo sport e la prevenzione siano un binomio che vanno ad aiutare l'economia dello Stato e quindi il Servizio Sanitario Nazionale. Professor Morcellini, parliamo del valore dello sport. Ma a noi interessa un'altra dimensione, cioè non più lo sport raccontato dai media, che in passato è stato un elemento di modernizzazione, ma lo sport praticato, perché lo sport praticato aumenta la forza delle persone, riduce il tempo dedicato ai media digitali, agli eccessi della dipendenza dai media digitali e quindi nel tempo riduce le malattie e in qualche modo l'angoscia dei giovani. Allora, il personal trainer è un personaggio che sta diventando sempre più importante. Molte persone si avvalgono di un personal trainer per andare in palestra, ma oggi più che mai la palestra non è solo per mettersi in forma esteticamente o per migliorare la performance sportiva, ma anche in funzione della salute. A questo punto il personal trainer deve assolutamente avere delle basi scientifiche che riguardano un approccio anche di tipo medico. Vuol dire che non si devono sostituire al medico, ma devono avere delle conoscenze per interfacciarsi con i medici che possono proporre di andare in palestra per prevenire o curare anche determinate patologie. Grazie.
L'altro particolare riguardo al personal trainer è importante che sappia dosare quello che è l'intervento che deve fare in base all'età, alle caratteristiche fisiche e anche patologie eventuali, in modo che si possa continuare quel processo di riabilitazione e di efficienza fisica a cui è rivolto questo lavoro. L'attività motoria nei pazienti oncoematologici è importante soprattutto nella fase di reinserimento sociale e psicologica dopo la guarigione. Quindi dopo che abbiamo investito in trattamenti estremamente innovativi per la cura di leucemie, linfomi, mielomi, l'importanza dello sport è quella di rimotivare, quindi di ridelimitare anche quelli che sono i loro nuovi obiettivi per favorire il reinserimento sociale. Qual è il ruolo della nutrizione in campo oncologico? La nutrizione è fondamentale in campo oncologico perché intanto sappiamo che l'alimentazione gioca un 37% come causa del problema tumorale e noi utilizziamo l'alimentazione sia in prevenzione, che è fondamentale, ma soprattutto in prevenzione delle ricadute. Quindi durante i trattamenti o dopo i trattamenti utilizzare un'alimentazione sana, e qui possiamo allargare un campo, ma utilizzare delle sostanze naturali che aiutano l'organismo è sicuramente una delle condizioni più importanti che si possono fare nel campo oncologico.